Buon Sud e bentornati a Gente da Sud. La puntata di oggi ha un aroma forte, un aroma particolare, un aroma che rema. Seguiteci. A squarciare la rete e ad essere presente a questa puntata di Gente da Sud è Daniele Rossi. Grazie. Ben arrivato, buon Sud Daniele. Grazie, grazie a te per l'invito e grazie ai telespettatori. Mi fa morire perché sei sulla graticola, stai tranquillo. No, assolutamente. Sarò buono. No, invece devi essere cattivo con me. No, sarà una bella chiacchierata tra amici, scherzi. Allora, Daniele... Sì. Ormai sei sulle, come dire, sulle pagine delle cronache buone con tante cose, intanto con la Calabria che rema, e ne parleremo sicuramente, dedicheremo un bel po' di tempo a questo tuo meraviglioso progetto, che è un progetto sociale, culturale e politico. Ma dalla nascita ci sei per profumo di caffè dalla nascita, per questo aroma meraviglioso di caffè che ormai, devo dire, tu l'altro giorno mi hai detto allo stabilimento io non sento più, perché ormai fa parte proprio del tuo DNA. Dimmi, ma, com'è? Ma sai, già i miei bigliettini da visita, profumo di caffè, e c'è sul bigliettino da visita scritto ho il caffè nel mio sangue. Questo un po' dall'idea di quanto è importante per me Questo prodotto, è la mia vita, voglio dire, lo studio, lo mi piace, lo degusto, sono innamorato del caffè. E quindi è chiaramente non lo sento più, perché è una cosa che è dentro di me. Ma, intanto diciamolo, tu sei al momento assieme a una parte, no, della tua famiglia, i tuoi, sì, cugini, mio cugino, io lavoro da 18 anni all'azienda insieme a mio cugino da 17 anni, mio zio Roberto amministratore da 35 anni, l'azienda ha 72 anni, nata nel... Ed è l'azienda, è il caffè Guglielmo. Caffè Guglielmo, il caffè che facciamo. Ma Guglielmo era il nome? No, il mio nonno. Nome di battesimo, Guglielmo Papaleo, quindi molti pensano che insomma che fosse un cognome, invece no, invece è il nome. E invece è il nome. E quindi un'azienda storica del 1943, fondata appunto da mio nonno, quindi siamo noi la terza generazione. Un'azienda che sta dando grandi soddisfazioni, assolutamente. Beh, grandi soddisfazioni, siamo leader in Calabria con degli sbocchi poi in Italia e all'estero, però la cosa importante che forse ci ha insegnato insomma il fondatore è quello che bisogna sempre e in maniera maniacale considerare le proprie radici e mai abbandonare le proprie radici, quindi mai abbandonare la Calabria anche sotto l'aspetto lavorativo. Questo è meraviglioso, cioè la cosa in cui io sono venuto a trovarvi qualche settimana fa. Intanto sono andato via con questo meraviglioso, cioè, c'era la vista, c'era il tatto, no? Toccare il caffè, tutto, poi, il caffè è tutto. E questo profumo, questo meraviglioso aroma. Io infatti ero inebriato, secondo me lavorare lì è come berne quante, 7-8 al giorno, no? No, no. Chiaramente la pelle accumula il caffè. Ma buon odore di caffè, assolutamente, meglio che l'aglio, sì, no? La pelle accumula il caffè, io bevo almeno 7, 8, 10 caffè al giorno, quindi dormo anche poco, ma non anche per il caffè, ma poi per tante altre cose. Però sei così pacifico, sei calmo. Sì, sì, sono abbastanza calmo, sì. Pacifico anche? Pacifico. Quando ci vuole. Quando ci vuole. Non sempre, però sì, sì. Allora, intanto diciamo una cosa, quante persone lavorano con voi in Calabria e poi anche nel mondo, no? Ma ti dicevo prima, ci sto dando del tu, perdono. Okay. Anche se sono vecchia checca, no, però no. Insomma. Noi abbiamo 53 dipendenti, maggior parte sono qua in Calabria, quindi 49 in Calabria, 4 il distaccamento commerciale a Bologna, dove abbiamo aperto un ufficio 4-5 anni fa, un ufficio commerciale e comunicazione la Bologna, anche perché a Bologna abbiamo anche uno store, che era un bar che abbiamo storicamente a 30 anni, adesso abbiamo fatto uno store. Store è un concetto che poi magari se vuoi ti dirò che è quello che stiamo implementando, quindi sono 53
persone. E come dicevo prima, per noi la Calabria non è un punto di debolezza, ma per noi è un punto di forza. Questo forse è la stranezza un po', no? del nostro lavoro, perché noi consideravamo la Calabria una base fondamentale, se non unica, su quello che potrebbe essere appunto il lavoro fatto in questi 70 anni e si spera nei prossimi 70. Quindi questo, diciamo, è il... E quanto? Mi chiedevo, mentre tornavo da Copanello, dove peraltro c'è la vostra azienda, dopo che ci siamo incontrati la prima volta, se sia così naturale scegliere di continuare un'attività o se la scelta sia realmente poi una scelta. Cioè, tu te la sei trovata dentro o hai voluto proprio? Ti faccio una confidenza. Io ho finito 18 anni di studi geoscientifico, poi sono andato a studiare a Firenze economia. Però per una mia indole, io potevo stare a Firenze, studiare 10-12 anni, laurearmi. Però per una mia indole, una mia frenesia, io non riuscivo a stare fermo e a studiare, no? Avevo dato 2-3 esami. Un anno e mezzo dopo, capendo che stavo perdendo del tempo, io tempo non ne voglio perdere, ho deciso di tornare in Calabria. Ho deciso, chiaramente avevo la grande possibilità di entrare in azienda, insomma, da mio nonno, ma è stato un trasporto quasi naturale, credo, cioè nel senso che comunque non me l'ha consigliato nessuno. Non c'era me l'ha... ancora tuo nonno, sì, vero? Sì, mio nonno è venuto a mancare nel 2003, io lavoro... Quindi te lo sei goduto anche l'ho come... L'ho goduto, diciamo, dal 97, da quando sono entrato in azienda, fino al 2003. E quindi non è stata una volontà di qualcuno, è stata solamente una mia volontà, quella di scendere, ma proprio perché soprattutto non volevo perdere tempo. Per me stare là era una perdita di tempo. Non so, magari non avevo le capacità per studiare, ma l'avrei fatto, mi sarei laureato dopo 10 anni, forse 8 anni. Mi dovevo lavorare in 4-5 anni, non ce l'avrei fatta per vari motivi che non sto qui a dire, perché non mi andava forse. E quindi ho iniziato ad aprire l'azienda dalle 7 di mattino fino alle 7-8 di sera, quello che sto facendo adesso. Beh, però quello che tu stai dicendo è una cosa in cui io credo moltissimo, cioè che dovrebbe accadere ai giovani che molto spesso lasciano con molta facilità la Calabria per andare a fare gli studenti eterni alle università del nord, senza nessuna capacità di stopparsi e dire: ma io che ci sto a fare qua, torno in Calabria magari e faccio delle cose sì, è chiaro che io avevo dei vantaggi, perché sono dei ragazzi che chiaramente non avevano dei vantaggi. A maggior ragione, no? Pensa a tutti quelli che costringono i genitori a farsi un mazzo colossale sotto quell'aspetto sì, ma... Sai che questa è una delle politiche che poi ti dico subito, sì, su questo voglio capire quello come la pensi. Sì. Sai che ci sono circa 100.000 studenti calabresi che studiano fuori dalla Calabria, sì. 100.000 a 1.000 euro al mese più o meno, tra affitti di case, tasse universitarie, cioè sono 100 milioni di euro al mese che escono dalla Calabria. Quella è un'economia che chiaramente la Calabria non insomma, è una carenza che la Calabria subisce. E di questo poi anche con l'associazione abbiamo fatto uno studio approfondito su questo. Io credo molto che anche l'erosione del patrimonio familiare è dovuto anche da questo. Adesso non solo, adesso però si è passato a erodere anche quello che è quello che sono i patrimoni dei nonni, hai capito? Quindi questo sicuramente si deve partire forse da questo, perché troppi calabresi vanno fuori per vari motivi, però la maggior parte potrebbero effettivamente studiare in Calabria e lasciare un po' di economia all'interno della propria regione, assolutamente sì. Allora, tu poi ti sei sposato anche giovanissimo. Io ho 39 anni, mi sono sposato a 33 anni, quindi voglio dire ho avuto un po' di tempo, insomma, ragionarci. Hai fatto tutte le tue... quelle frusaglie che si fanno da giovani. Qualcosa si fa, insomma. 33 anni, sì. Un bambino di 3 anni e mezzo. Mia moglie era sposata. Avevo avuto un bambino che adesso ha 18 anni, però vive con me da 11 anni, lo considero praticamente mio figlio, quindi insomma... Beh, questa è una cosa molto bella, no? Ho due figli, praticamente. Hai due figli, bella. Figli, sì. Secondo te entreranno anche loro in azienda? Non lo so. Senti, questo poi decideranno loro. Magari incontrano la vecchia checca che li convince a diventare degli artisti, chissà. Ma sì, no? Devono fare quello che... Quello che si sentono. Tu sei un degustatore,
uno specialista proprio, no? Sì. Che cosa? È giusto degustatore, conoscitore? Adesso c'è un termine, ormai con questi termini inglesi, no? Coffee hunter. Coffee hunter. Un cacciatore, di caffè. Nel senso selezionatore di caffè o degustatore. Cosa significa? Cioè, cosa succede? Voglio capire questa cosa, cosa succede? Ma guarda, il mondo del caffè, dietro una tazzina di caffè, cioè quello che noi beviamo al bar, dietro questa tazzina c'è un mondo che arriva... Qua siamo in una piantagione? Sì. Là sono dicembre 2014 in Vietnam, quelli sono una piantagione del Vietnam, questa è una piantagione di caffè robusta e quelli sono dei chicchi, sono delle ciliegie. Di caffè, dove all'interno ci sono i due chicchi di caffè, ovviamente ci sono delle ciliegie rosse, delle ciliegie verdi che sono immaturi. E tutto inizia un po' dal raccolto, no? Io vado là a vedere qual è la piantagione, tra virgolette, migliore, e da là poi noi acquistiamo tramite borse, un future, acquistiamo il caffè, questo caffè arriva in azienda e lo assaggiamo. Fermo restando che nel mondo ci sono due specie botaniche che si commercializzano, che sono la specie botanica arabica e la robusta. Queste due sono le due specie botaniche per eccellenza, però ogni paese di origine ha una sua caratteristica, cioè il Brasile, all'interno del Brasile c'è sia la specie botanica robusta che arabica, ma nel Brasile ci sono tante regioni dove all'interno ci sono tante sfaccettature di caffè, tanti tipi di caffè, con tanti difetti e tanti pregi. E quindi sono tipi, sottotipi, anche la grandezza del chicco, anche se è un caffè dolce, se è un caffè acido, se è un caffè terroso. Ci sono, e è questo un mondo viene molto... anche dal terreno dove... Sì, chiaramente viene dal terreno. Per esempio il Vietnam, che è il primo produttore attualmente di caffè robusto al mondo, è un'origine, diciamo, naturale, un'origine molto, diciamo, dove usano parecchi questo tipo di caffè, perché, diciamo, dà un po' la base del caffè, come il Santos brasiliano. Non c'è una miscela senza il caffè brasiliano. Si riesce ancora a coltivarlo in maniera biologica o... No, chiaramente nel mondo vengono prodotti circa 220 milioni di sacchi di caffè. Un sacco di caffè fatto da 60 kg. 220 milioni di sacchi? Si calcola in Brasile, ci sono solamente 40-50 milioni di sacchi in Brasile, da 20 a 25 in Vietnam, poi ci sono centroamericani, africani. Adesso l'Africa ha perso molto delle sue coltivazioni per via di fenomeni, diciamo. Là sono all'interno di una casa di contadini che aveva un appezzamento di terreno di caffè arabico, e quello è caffè spolpato, tra virgolette, già pulito dalla bacca. Che è chiaro, sì, chiaramente, ma è sul giallino. Perché questo... poi diventa scuro con la tostatura. Sì, questo è un caffè arabica di ottima qualità. Tu lo assaggi anche così, lo mastichi? Là è una contadina, una signora contadina. Ah, vedi? No, così crudo non si mastica. Cos'è? Ci sono due si può degustare, o la brasiliana o adesso col metodo espresso. In pratica vengono fatte due tazzine, una con una amara e l'altra con una zolletta di zucchero, perché comunque lo zucchero può esaltare o può nascondere dei difetti, e comunque il 95% delle persone lo beve con lo zucchero, quindi comunque va bevuto anche con lo zucchero. Questo è anche un luogo comune da sfatare. Sì, infatti dice, no, il vero caffè è quello che va comunque assaggiato amaro, chiaramente, però anche poi con lo zucchero. Un tavolo girevole, che c'è anche una sputacchiera, quindi col cucchiaio si prende l'amaro, si lascia in bocca e poi si sputa e poi si prende. E poi su una scheda organolettica vengono inserite le varie impressioni e quello che è. Chiaramente ci sono i caffè arabica e soprattutto i centroamericani, cosiddetti chiamati dolci, caffè hanno un'acidità più marcata rispetto ai caffè robusti. Di massima i caffè robusti hanno sempre dei difetti, però sono quei difetti che possono anche caratterizzare una tazzina, quindi la terrosità, la legnosità, il sapore di gomma bruciata, sono immaturo, però possono caratterizzare. Quindi praticamente la famosa tazzina che uno, in maniera ormai proprio addirittura, ha cambiato pure nome il caffè, no? Perché tu a volte arrivi al bar la mattina e dici: per me il solito, manco caffè si dice, no? Il solito. E quindi lo beviamo in maniera così naturale, così comune, ma uno, eccetera. Se pensa, c'è un lavoro c'è... dietro, ma sì, enorme. Ma poi c'è un lavoro di contadini, poi c'è un lavoro in paesi, diciamo, difficili anche politicamente. Difficili. No? Il Brasile si mantiene per il caffè. L'economia del Brasile si mantiene davvero per il caffè. Il Vietnam stesso
Il Vietnam è ricresciuto per dopo il caffè, la guerra grazie al caffè. Per il caffè. Però per esempio tu adesso viaggi in questi paesi e suppongo che tu... A me piace molto il Vietnam, ci vado spesso, ti ripeto, sono stato qua a dicembre. Ma è sicuro? Viaggiare sì. Molto più sicuro il Vietnam che l'Italia, voglio dire. Ma dai, sì, perché sono tutti qua. Io là sono stato come base Ho Chi Minh, vecchia Saigon, e poi da là ho preso una jeep insieme a un contadino, diciamo, e sono andato un anno a Bon Ma Thuc, che è praticamente al centro del Vietnam, invece quest'anno sono andato a Da Lat, che sono due zone dove appunto si produce caffè, dove appunto ci sono le multinazionali che producono e raccolgono il caffè poi. Senti, a parte immagino la bellezza di questi paesi, perché sì, tu poi vai dove non c'è turismo, ma dove c'è in realtà l'impresa. Turismo non ce n'è assolutamente. C'è qualcosa, ma europei se ne vedono pochissimi. No, da latte Bon Ma Thuc proprio non c'è nessuno. Che mangi? Ma si mangia riso, carne, pollo, voglio dire. No? Si riesce a mangiare, poi non è che ho ogni delle tanto un grillo, una roba, no? Qualche volta sì, però. L'hai mangiato? Grillo fritto, qualcosa. Vabbè, tanto si mangia talmente tante. No. Insomma, poi là ci sono i street food, no? Questi. Sì, tu, la cucina di strada. Sì, onestamente non la amo tanto, però insomma non muoio di fame. Sei un curioso, per esempio, in cucina quando viaggi? Guarda, in quello relativamente, nel senso che se mi propone qualcuno del posto qualcosa, io l'accetto ben volentieri. Ma la ricerca proprio spasmodica di serpenti o cose, non ho piacere a mangiarle, perché non, insomma, però... Perché se si può evitare, chi se ne frega, insomma, no, però fine. Certamente mi piace molto capire quello che usa. Senti, porti con te i tuoi figli ogni tanto? No. Lavoro... Il lavoro è il lavoro. Ma non gli farai mai visitare questi paesi? Sì, assolutamente sì, però ancora, insomma, più avanti. Più avanti. Allora, io leggo che tu, peraltro, giovanissimo, però sei stato presidente di Comalca. Sei stato, perché non lo sei più. Che succede? Che succede? No, non sono più, non per motivi, insomma, te ne non sei sono andato? Più perché. No. Presidente del Comalca, ma il Comalca è il mercato agroalimentare, diciamo, per eccellenza regionale. Ho avuto il piacere e l'onore, insomma, anche tramite la Camera di Commercio che mi ha fatto diventare presidente del Comalca, oltretutto noi dove ne siamo anche soci come privati, non come Guglielmo siamo soci, ma a prescindere da questo, un'esperienza in un ambiente tra virgolette misto pubblico e privato che mi ha insegnato molto. Dopo 2 anni e mezzo, 3, ho portato l'azienda inutile, non facendo sforzi pazzeschi, ma facendo la normalità del lavoro, quindi... E no, mi sono dimesso perché avevo, insomma, altre... Vabbè, però altre... quello che era una domanda un po' era di preparazione. Com'è il mercato delle imprese in Calabria in questo momento, secondo te? Un momento così difficile, Bisogna capire se ci sono imprese in Calabria da prima. Nel senso che io sono molto ottimista, però sono anche molto realista. E la Calabria non ha una vocazione imprenditoriale, no? Le imprese ce ne sono poche, quelle che ci sono sicuramente delle imprese che stanno soffrendo, ce ne sono altre invece che sono a livelli altissimi anche a livello nazionale, ci sono molti ragazzi che stanno iniziando a fare impresa, però vedi, è un contesto quello calabrese che deve un po' racchiudersi nel contesto nazionale, perché sai, pagare il 75% di tasse, non è una cosa, insomma, piacevole, cioè le tasse uno le deve pagare assolutamente, però quando arriva ormai al 70-75% in un ambiente come il nostro, dove oltre a pagare le tasse hai una burocrazia italiana e quindi anche calabrese che ti ostacola, e poi quando hai a che fare anche con altre situazioni calabresi, allora un po' tendi a ragionarci, no? Tendi a capire cosa stai facendo. Sicuramente una situazione non bella, però io vado oltre. È quello che dicevo prima, nel senso che bisogna vedere un po' i punti di forza della Calabria. Cioè la Calabria credo che ha tanti punti di forza da sviluppare, bisogna un po' scoprire questi punti di forza e non abbattersi. Però tutto questo va visto anche in un contesto nazionale, chiaramente. Allora, i punti di forza della Calabria li conosciamo perché ne abbiamo parlato anche spesso te ed io.
Ogni tanto ci leggiamo, quando scrivi siamo sufficientemente salati, insomma, no? Sia l'uno che l'altro. Realisti. Ma guarda, io non credo, io credo che sia arrivato il momento di dire le cose come stanno. È inutile prendere in giro noi stessi per prendere in giro poi gli altri, no? E credo che anche questi punti di forza della Calabria non possono rimanere sulla carta o sulla testa, dentro la mente di qualcuno, ma devono essere sviluppati. Perché se non è così, la chiarezza vuole a dire basta, fermiamoci, stacchiamoci, facciamo altro perché non è cosa nostra. Nel senso che manca proprio una chiarezza mentale. Nino, a me onestamente viene un po' da pensare, viene anche da ridere quando sistematicamente si sentono i nostri politici, che poi qua sui politici vorrei dire anche che non è nemmeno una colpa loro, cioè nel senso che forse la colpa è di tutti, anche nostra, però sentirsi dire questi luoghi comuni sulla nostra terra, sulle varie vocazioni che deve avere... Ti faccio una domanda secca, ti interrompo subito, ti faccio un luogo comune. Per venire qua agli studi, che sono immersi nel deserto del porto di Gioia Tauro, tu hai attraversato appunto questo sorta di Sahara, sì, no? Questo Sahara pseudo imprenditoriale della zona, delle aree industriali, prima e seconda. T'ha fatto male? Mi ha fatto malissimo, quello che ho visto, perché non venivo da tempo, ma mi ha fatto malissimo il fatto che ancora ad oggi si riempiono la bocca e parlano del porto di Gioia Tauro come se domani si può risolvere questa situazione. E questa è la cosa che fa più male. Allora, prendersi per il culo, tra virgolette, non è una cosa bella. E non è bello prendere in giro i calabresi quando parlano del porto di Gioia Tauro, che sicuramente ha una potenzialità impressionante. Ma basta dire che ha questa potenzialità quando non c'ha retroporto, quando non c'ha uno sviluppo culturale, se vogliamo. Io non ci credo più, capisci? Io non ci credo più. E parlo anche da persona che ha a che fare col porto di Gioia Tauro, perché tutte le merci, tutto il caffè ci arriva a Gioia Tauro. Ma molto spesso è più conveniente, tra virgolette, che nel momento in cui noi dobbiamo fare una seconda lavorazione, non lo dobbiamo portare a Trieste, non lo possiamo lasciare qua. E molte volte anche il differito doganale, noi lo si può pagare più tardi a Trieste e non a Gioia Tauro. Cioè, uno per venire qua deve avere dei vantaggi. Se non ha dei vantaggi, non... E come lo mandi a Trieste? Su gomma? Gomma, chiaramente. C'è una follia. Ma è così, però. Stavo facendo che è una follia. Però una riflessione. Quando se le aziende che sono venute anche a investire qua poi non vedono uno sviluppo, poi se ne vanno. Ma è chiaro questo. È chiaro questo. Quindi è inutile che parliamo. Ma di che cosa stiamo parlando? Porto Gioia Tauro è un porto. Un porto senza ferrovia? Senza una linea ferrata. No, questo grosso. Guarda, c'è stata un'intervista di 25-30 anni fa a mio nonno proprio. Mio nonno non faceva mai interviste, quella volta non so per quale motivo. Parlarono proprio del porto di Gioia Tauro e lui disse che doveva essere dall'inizio Porto Franco. Perché è chiaro che ci deve essere dei vantaggi, come è stato Trieste, come è Trieste, voglio dire, altrimenti non ci sarà mai, non ci poteva essere uno sviluppo così. Cioè è davvero imbarazzante, quindi anche questo luogo comune del Porto Gioia Tauro, ma finiamola. Ma quando la finiamo? È vero che ad un certo punto ci si stanca? Quando ci si stanca da imprenditore e quando ci si stanca da cittadino? Ma guarda, da imprenditore non si... Guarda, io mi stanco più da cittadino, paradossalmente, non da imprenditore, perché la passione che uno ha come imprenditore forse la dovrebbe trasportare anche dovrebbe essere anche del cittadino. E adesso io in questi ultimi tempi mi sto riscoprendo nel cittadino, sto riscoprendo forse un po' di imprenditore, hai capito? Perché essere imprenditore comunque non ti devi mai scoraggiare, devi sempre rischiare. E puoi perdere, puoi vincere, puoi fare, però devi andare avanti come imprenditore. Lo stesso devi fare come cittadino. E sto forse capendo che le due cose devono andare di pari passo, cioè acquisire un po' del coraggio dell'imprenditore deve avere il cittadino. Il cittadino deve iniziare a protestare, ma non una protesta fine a se stessa, ma una protesta seria. Però tu hai fatto una scelta da imprenditore, voi, insomma, come marchio avete fatto una scelta precisa. Tu mandi il tuo prodotto fatto in Calabria all'estero
e molti invece vanno a fabbricare il loro prodotto all'estero per poi portarlo sul fabbricato. Per esempio, noi abbiamo qualche foto, se non sbaglio, bravo, eccoli qua. No, questi qua che sono, paura! Questi qua sono... sono coreani della multinazionale Shinsegae. La Shinsegae è una multinazionale. Corea del Sud. Sud, chiaramente. Sono andato a visitare anche il confine comunque con la Corea. Ah, sei andato fino a su? Sono arrivato al confine, sì, bellissimo. Portati la colla la prossima volta, no. Non si sa mai, ti tagliano la testa, te la rincolli. E questo è invece? Questa è l'ultima caffetteria che hanno inaugurato i nostri partner coreani, al centro di Seoul. Al centro, vabbè, non c'è proprio un centro, comunque nella zona, diciamo, business di Seoul, dove c'è la famosa torre del Gangnam, e sotto c'è questa caffetteria. Beh, però, sono 120. Fa impressione, dai, so, è una bella impressione. Attualmente positiva, abbiamo 14 caffetterie, adesso stiamo ampliando anche in Cina, però là in Cina speriamo questo sviluppo. Qua ne devono aprire 200. Guarda. In Corea del Sud ne devono aprire 200. Questo è stato un grande merito del mio cugino Matteo Tubertini, che è direttore estero, diciamo, dove io chiaramente l'affianco, perché insomma, essendo mio cugino, una famiglia che di... Loro adorano chiaramente il vostro caffè. Loro adorano tutto quello che è italiano, loro adorano quello che è il Made in Italy. Questa è un'altra caffetteria dentro un centro commerciale. Ah, proprio Guglielmo Made in Italy, vedi? Sì, sì, sì. È bello vedere la cartina della Calabria con questo. Bello, sì. Questo, ripeto, la Calabria noi la porteremo sempre. E dicevo che loro, i coreani, maggiormente sono innamorati del Made in Italy. E sono innamorati di tutto quello, appunto, che è produzione italiana. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere questi partner coreani, sono davvero molto molto seri, e loro cos'è che hanno fatto? Loro per 2-3 anni hanno studiato il nostro logo, il nostro marchio, la nostra azienda, perché loro sono affascinati da aziende che hanno una storia. Se un'azienda non ha una storia, loro non la considerano. Dopo 2-3 anni, loro sono venuti qua 5-6 volte, io e mio cugino siamo andati là 3-4 volte, sembrava fosse un po' arenata questa situazione qua di partnership. Invece poi sono venuti e avevano già aperto una caffetteria pilota all'interno di un centro commerciale. Da allora, praticamente loro fanno questo studio maniacale e poi sviluppano tutto. Ne hanno aperto 14, ne devono aprire 50 entro... E tutto 200, in Corea? Tutto in Corea del Sud. Beh. E lì stessi hanno aperto una partnership con dei cinesi, e là i numeri sono completamente diversi. Allora, quello che voglio dire, base Calabria, dove noi abbiamo il 90%, noi sul fatturato lo facciamo 90% Calabria, 5% estero, 5% il resto della Calabria. È chiaro che fa piacere far conoscere il marchio Caffè Guglielmo, ma è chiaro, ripeto, anche che non lasceremo mai la Calabria, però sono convinto che, insomma, sono convinto che quando uno ci credi in una cosa, la può fare tranquillamente con le varie, insomma, difficoltà. Questo è, tanto per tutti dire, la carrettella, ma io, mi fa piacere, è un po' una, come dire, la filosofia della Calabria che rema, no? Cioè... No, ti dire la carretera nel senso, guarda, che... Questo è tutta, no, la Calabria che rema, nasce da quello che ti dicevo prima sull'aspetto, diciamo, dello studio a Firenze, no? Del fare che non riusciva a stare fermo, no? Questo non stare fermo mi ha poi portato negli anni a fare tantissime cose, tanti fallimenti, tante cose buone, tante cose meno buone. È la vita. È la vita. E avevo aperto anche un negozio che si chiamava Sapori e Sapere, dove avevo i migliori caffè, i migliori vini, i migliori tè del mondo. L'ho chiuso dopo 6 mesi perché facevo 2 euro al giorno, per dirti, uno dei miei fallimenti. Mi potevi chiamare che io per prendere il tè vado a Parigi. Per dire, insomma, allora, tu mi hai portato sulla Calabria Rema. La Calabria che Rema. La Calabria che Rema cos'è? È un'associazione che io ho fatto insieme a degli amici, perché abbiamo capito che c'è ognuno, ogni calabrese ha una scintilla dentro di sé che è inespressa, no? E quindi noi vogliamo un po' accendere questa scintilla e vogliamo far capire quello che dicevo prima, senza secondi fini, ce ne possono essere, ma attualmente noi vediamo solamente la bellezza della Calabria, analizzando anche le cose negative chiaramente della Calabria, ma vogliamo far capire che noi siamo calabresi, che noi siamo in Italia e dobbiamo avere gli stessi diritti e doveri degli altri italiani e dobbiamo, voglio dire, partecipare alle situazioni politiche e non politiche, sociali, come tutti gli altri. Questa è un'associazione che non solo è un'associazione culturale, che fa beneficenza, quindi nel sociale, diventerà sicuramente anche... facciamo politica, quindi l'hai detto, dai, chiaro, su, finalmente, no, perché è giusto che sia così. No, è chiaro che facciamo politica ogni giorno, la facciamo anche con la Calabria che rema. Un domani può diventare anche un partito, non si sa, sicuramente lo diventerà,
che ma si perché? Colloca? Ma si colloca, non si colloca da nessuna parte, voglio dire. Nelle case dei calabresi. Nella casa dei calabresi, assolutamente. Dove sì. Bisogna poi convincere il 60% degli abitanti a tornare a votare. Quello che sta succedendo a livello politico italiano e calabrese è allucinante, dove non vota più nessuno. Allora, noi vogliamo far riapparire questa scintilla. La Calabria che rema ha questo compito e noi ogni mercoledì ci vediamo e parliamo di un argomento, che possono essere infrastrutture in Calabria, la sanità in Calabria, argomenti detti, ridetti, e però abbiamo una visione che può essere anche una visione diversa, no? Rispetto a quello che stiamo sentendo. Sulle infrastrutture io ho capito tante cose, tanti errori che si sono fatti nel passato. Perché cos'è che è mancato, credo, proprio in Calabria in questi ultimi 30 anni? Una mission, no? Una missione, no? Dove vogliamo arrivare? Che cos'è la Calabria? Che cos'è la Calabria? Cioè, che cos'è? No, io, no, perché la Calabria non si capisce che cos'è. In questo momento non è una capisce, sorta ma di... Ma non si è mai capito. Di piazza aperta, non si è mai aperta, capito, no? Perché quando si parla di turismo, e parliamo di turismo, io lo ripeto, lo ribadisco, e mi guardano pure sconvolti quando faccio questa considerazione. Dico che in Calabria non c'è stato mai turismo, non c'è e non ci sarà. E la domanda mia è, ma perché uno di Milano, Roma, piuttosto che uno straniero, deve venire in Calabria a fare 2 settimane di vacanza, 1 settimana di vacanza? Mi rispondi perché... Ti rispondo io? Sì. Perché io pure mi rompo tanto le palle, scusate se ho detto mi rompo, quando ci pongono questa domanda. Però io sono il primo di una lunghissima schiera di italiani che quando vanno in quei paesi tipo l'Africa o l'Asia o l'America del Sud, tornano con le foto, dice: ah, qui non avevamo il cesso per pisciare, qui abbiamo mangiato pane e mosche perché non c'era mai, guarda, per 3 giorni non abbiamo trovato un albergo decente, abbiamo dormito con i maiali e le pecore che ci leccavano l'alluce, che meraviglia, devi sapere, qui non c'era corrente elettrica. Ecco, io rispondo: lì non avete rotto i coglioni. Invece quando arrivano in Calabria, se poco poco le lenzuola non vengono cambiate ogni 25 minuti, tornano dicendo: la Calabria è una regione molto sporca, sai? Non si trova un buon ristorante perché a parte l'anduia non hanno il pesce fresco tutti i giorni. Però Nino, sì, tu parli anche di persone che vanno fuori all'estero, no? Mi parlo di persone che vogliono rimanere in Italia. Però. Le persone che vogliono rimanere perché in Italia... Perché devono venire in Calabria? Possono andare magari in altre regioni. Sì, ma su questo non c'è dubbio. Però sei d'accordo con me? Sì, assolutamente che sì. Assolutamente molto spesso sì. Nelle altre regioni italiane non ci vanno e saltano a piè pari il sud soprattutto per tutta una serie di... Non lo so, perché comunque la Puglia è la prima regione turistica italiana. E la Puglia, credimi, Nino... La Puglia ha fatto un salto enorme. Sì, però vedi, la Puglia, parlando anche di infrastrutture, non ha più della Calabria a livello di infrastrutture. Allora c'è qualcosa che non va. Le ha vendute, meglio, perché se la gente è andata in vacanza nel Tarantino e poi abbiamo visto che il mare del Tarantino era un disastro. No, ma questo che ti voglio dire cos'è? Quando si parla anche di infrastrutture, ci saranno o non ci saranno? Però io faccio l'esempio della Puglia, che ha meno infrastrutture della Calabria. Però il Salento, la Puglia adesso è la prima regione, diciamo, in Italia sotto come flussi turistici, quindi c'è qualcosa di mentale che va un po' cambiato. E per me in Calabria vengono chi appunto ha un affetto, quindi vengono molti emigranti che rientrano. Sono quelli di Torino che telefonano nel mese di giugno. No, ma è così, ma che va bene, anzi... Me l'hai comprato nelle boccacce per fare pomodoro. Ma va benissimo, anzi... Una proposta potrebbe essere quella di incentivare i flussi magari dal Canada, dall'America, dall'Argentina. Magari, portano sordi. Perché? Allora, incentiviamo quello. Ma incentiviamo quello. Ma perché non tornano questi? Questo potrebbe essere una cosa positiva. Sai perché? No? Perché molto spesso i calabresi litigano in famiglia, quindi se ne vanno in Argentina perché hanno mandato a cagare i parenti di qua. E quindi io non vengo manco morto. Però adesso a parte tutto, a parte gli scherzi, ci sono anche in questo tante parole, sì, no, però effettivamente... Sai cosa? Dammi un motivo, adesso la domanda la rivolgo io a te, che è la stessa che tu hai rivolta a me. Dammi un motivo per andare, per esempio, in questo momento al Museo di Reggio Calabria. Ci sono migliaia di
manufatti, di opere d'arte che sono ancora non visitabili, e l'unica cosa che tu riesci a vedere sono i due abbronzati di Riace con le due testoline del filosofo e di un amico, perché ti rispondo. In uno di questi incontri che abbiamo avuto con la Calabria che rema è venuta a trovarci una mia amica e ci ha fatto anche in questo riflettere, dicendo: va bene, noi ci riempiamo anche la bocca dicendo Magna Grecia, cultura, qua sicuramente la Calabria pullula, no, di cultura, però andare a Capocolonna, no? Dove c'è una colonna, sì, no? O andare in Sicilia o andare a Pestum è diverso. Però, per esempio, è nessuno. Diverso, però aspetta, però ti dico: Pestum, punto. La Calabria, hai Capocolonna, hai Locri, adesso te ne dico un po'. Hai a Rosarno un museo che è quello di Medma, che è una roba che non finisce mai. Assolutamente sì. Allora, la cosa che dovrebbe fare, per esempio, le istituzioni, mettere un po' in rete questo, è quello di mettere in rete, perché se tu cominci a fare dal Pollino c'è Sibari andrebbe ripulito, no? È stato invaso dal fango, e punto. Capocolonna, dice, ma c'è una sola colonna. Attenzione, andiamo a vedere qual era però l'importanza. Questo per farti dire, cioè, Capocolonna, ti dico questo perché è la più conosciuta rispetto in Calabria, rispetto, diciamo, ad altre e ad altri ambienti culturali calabresi, ok? Rispetto ad altro, sì, voglio dire. Diciamo, è un simbolo, no, Capocolonna, quindi uno viene per vedere Capocolonna, però se per vedere Capocolonna uno magari preferisce andare a Pessum, perché non ha una conoscenza di come abbiamo noi calabresi di altre cose. Certo, c'è anche una questione di fortuna, perché, per dirti, la costiera amalfitana poco ha... da fare da mostrare rispetto a tutta la Costa Viola. Io quando faccio questo meraviglioso tratto da Capo Vaticano fino a Scilla è stupendo, no, è una roba che veramente c'è da piangere, oltretutto in una situazione incredibile perché il mare sembra quasi un lago, però no? Allora vediamo cosa vogliamo fare, però. Cosa vuole fare la Calabria che rema? Così magari vengo a stare a casa vostra, così, no? Visto intanto, che io ho lasciato... Intanto, guarda, sul turismo è una rivoluzione culturale che ci vogliono 50 anni. Quello che dicevi tu del fatto e di Capocolonna... E questo ci piace. Quello che dicevi tu del fatto di Capocolonna, di mettersi in rete con le altre, tra virgolette, attrazioni culturali e naturali, è un fatto che se non è accaduto in questi anni, ce ne vorranno altrettanti per incuccare nella testa di noi calabresi, perché noi calabresi conosciamo anche poco delle nostre realtà, del valore che abbiamo. La Calabria che rema quindi vuole, tra virgolette, sprigionare questo valore, far capire questo valore e mettere in rete queste situazioni. Fermo restando che non dirà mai che da qui a 2 anni, 5 anni può esplodere il turismo in Calabria. Non è così. No. È statisticamente provato che non è possibile. È impossibile. Certo. Quindi questo è un primo lavoro, nel senso iniziare un percorso. Poi l'agricoltura intelligente, cosa ne l'agricoltura, pensi te? Ecco, sull'agricoltura credo che quello è davvero un... Ecco, sull'agricoltura, che abbiamo fatto anche delle riunioni sull'agricoltura, abbiamo apprezzato il fatto che forse l'agricoltura può creare molto più interesse economico rispetto al turismo. Ok, poi le due cose si possono anche chiaramente... Allora, noi abbiamo, adesso ti faccio un po' una piccola provocazione, noi abbiamo un clima che sta cambiando, in Calabria ce ne stiamo rendendo conto. Se potesse coltivare il caffè, io ci sto provando. Bravo, per esempio, non è impossibile. Non ti dico il caffè, però ti dico che per esempio io ho visto delle coltivazioni di passion fruit che danno, a parte una resa pazzesca... Sull'agricoltura ci credo molto. Sull'agricoltura, allora, io penso che tutto st'ulivo, soprattutto quello ultrasecolare, forse può diventare di tanto in tanto un parco con, no, con quelli che abbiamo chiamato quasi tutti i patriarchi, cioè degli ulivi di 400 anni, di 300 anni. Sì, sono d'accordo. No, fai un parco, però la monocultura diventa un dramma. Perché vedi quello che sta accadendo, allora, no? Che proposte fareste voi? Guarda, poi vedi quando sei ignorante di una cosa, però anche con questa associazione capisci e comprendi delle cose che io prima non conoscevo, no?
accanto, dove abbiamo l'azienda Staletti, accanto c'è un paesino, San Floro. Noi abbiamo invitato, a proposito di agricoltura, un ragazzo, Stefano Caccavari, è un professore, adesso mi sfugge il nome. Cos'è che hanno fatto? Loro hanno fatto questi orti, affitta orti, queste cose così. E loro hanno uno studio sulle, adesso mi ricordo il termine tecnico, sulle tipologie di fichi che ci sono in Calabria, che è una cosa, che ci sono più di 250 tipi di fichi che loro stanno, pensate, che loro stanno riprendendo. E noi le stiamo importando dalle Filippine, dalla Turchia. Noi abbiamo 250 tipi, tipo, adesso ripeto, non mi ricordo il termine, insomma, e loro stanno riscoprendo, questa è una bellezza. Allora, noi abbiamo l'industria della preparazione dei fichi secchi, eccetera, eccetera, che però deve importare. Stanno recuperando, stanno recuperando. E allora bisogna iniziare da queste situazioni qua. Da questo qua bisogna iniziare, perché la Calabria su questo, ecco, io su questo credo molto. I trasporti. Cosa? Cosa dice la Calabria che rema sulla situazione disastrosa delle strade, per esempio? Anche questo, c'è stata una visione del passato completamente sbagliata. Ok? Perché se uno 30-40 anni fa fa delle strade sbagliate, ma sbagliate non sbagliate perché non, queste strade non si sa cosa potevano diventare. Sì. Delle strade per le auto, delle strade per i camion, quindi per il trasporto merci, delle strade per i turisti. Cos'è? Cosa è successo in Calabria in questi ultimi anni? Per il trasporto, Nino, Calabria 11 giugno 2015, come Calabria che Remo siamo andati in quel posto che per me è stato un simbolo della Calabria di questi tempi. Siamo andati a Laino Castello, Laino Borgo, insieme a... Vi ho seguiti con i miei articoli, no? Insieme al sindaco di Laino Castello, eravamo 30-40 persone. Intanto, a parte una comunicazione che non si è avuta da parte di nessun organo, no? Pochissimi hanno dato evidenza a quello che abbiamo fatto. Ma là abbiamo capito tante cose e io sono fiero di aver fatto questa cosa qua, sono contento di aver fatto questa cosa qua, perché noi siamo andati là con le bandiere italiane. Diciamo dove c'è il viadotto Italia crollato, che ci ha 130 tagliati. Giorni che la Calabria è divisa dal resto d'Italia, che paradossalmente può essere anche un fatto positivo. Ti spiego perché è un fatto positivo, perché tanto non se ne accorge nessuno. Cioè, voglio dire, noi siamo stati il percorso che porta in Sicilia. Abbiamo bloccato pure per questo percorso in Sicilia. Adesso stanno prendendo le navi da Napoli e vanno direttamente, ma questa è una cosa drammatica. Ma nessuno, santa miseria, nessuno che si indigna, che si incazza di questa cosa. Questo qua è brutto. Ma noi siamo andati... Questo però è brutto per i calabresi. Ma questa è la colpa solamente nostra. La colpa è solamente nostra. Noi bisogna ribadire il concetto che siamo italiani. Noi siamo andati là con le bandiere dell'Italia perché siamo in territorio italiano. A meno che, può essere una proposta della Calabria che rema, ma facciamo la secessione. Ma tanto che... Non se ne accorgerebbe nessuno. No, ma sì, appunto, ma perché non siamo considerati. Noi potremmo anche battere moneta. Ma il problema è nostro però. E io sono più indignato del fatto che non ci siamo così arrabbiati in questi giorni rispetto a quello che sta succedendo. Hai capito? Perché siamo completamente tagliati. E questa è la cosa che non va giù la Calabria. Tu mi parli di trasporto, di cose, ma che cosa? Senti, questa parlando? Politica muta, sorda e muta. Torniamo al discorso di prima, nel senso che sento ogni giorno comunicati che dicono sempre le stesse cose, luoghi comuni, parlano di economia, parlano anche, guarda, questo fatto qua io non me le tengo, no? Parlano di Expo, che l'Expo rilancerà l'economia calabrese, ma che stiamo parlando? A parte il fatto che la Calabria è rappresentata da una panchina, no, ma da non, una è, sorta ma non è nemmeno di, quello, non di pensilina è quello, dell'autobus. È il fatto di dire che l'Expo Milano possa risollevare l'economia calabrese, questo è il danno più grave che fanno ai calabresi. Ma questo è perché il trombonismo, questo è il trombonismo. O quando che dicono è stato che utilizzato anche l'esportazione, l'internazionalizzazione, è chiaro che l'internazionalizzazione delle imprese deve essere fondamentale, ma quando si tratta di 0,1% del PIL, non arriva all'1% del PIL nazionale sull'export, ma di che cosa stiamo parlando? Si deve fare tanto, si può fare tanto, ma non bisogna parlare così. E davvero lo dico, non bisogna parlare così. Vedi che ti incazzi? Non sono incazzato, assolutamente sì, se no non facevo la Calabria. Quindi voglio dire, la Calabria che rema
adesso comincerà insomma. Ma la Calabria Crema deve essere un'associazione che fa chiarezza. Faremo i nostri errori, assolutamente, faremo anche i nostri errori. Ci sono altri giovani imprenditori, altri imprenditori assieme, sì, a te? Sì, ma ci sono una serie di amici, professionisti. È un'associazione che adesso conta quasi 200 persone in un anno, voglio dire, un'associazione presente su tutto il territorio calabrese? Presente su tutto il territorio calabrese, abbiamo vari insomma responsabili da Rossano, piuttosto che Fuscaldo, piuttosto che insomma Soverato, Crotone. Il Regino? Il Regino ci manca, nel senso che stiamo lavorando per poter fare qualcosa nel Regino, quindi noi faremo delle iniziative itineranti dove appunto presenteremo la Calabria Crema, quindi se mi aiuterai a trovare insomma tu lo sai come location. Sai come la se andate a rompere le scatole, io sono il primo. Proprio però perché è una cosa, ripeto, che una cosa che è bella, non è iniziata così, sta crescendo. È una cosa, non promettiamo posti di lavoro, quindi. Allora, io ti chiedo, intanto guarda l'orario, anche mi hai detto. No, vabbè, no, tranquillo. Hai detto no, 30 minuti, non ce la faccio, che devo dire? Sei a 45 ancora. Sì. No, intanto diciamo una cosa importante, perché oggi Daniele ha gente da sud. Daniele Rossi, in realtà, è vero, la rete l'ha squarciata assieme al gruppo che rappresenta, perché siete andati oltre, siete andati all'estero, no? Adesso siete. Però chi ha squarciato la rete è stato proprio Guglielmo, no? È stato tuo nonno che in tempi. Un vero pazzo. Ma no, è stato. Sì, bravo, proprio un meraviglioso pazzo, perché in tempi in cui la Calabria era probabilmente una sorta di. Dopoguerra. Ma era proprio. Eravamo sì. Proprio al nulla, no? Più totale. Ma in lui c'era una. Ma lui era magico, nel senso che lui vede le cose da qui a 30 anni. Sai cos'è bello? Che ha dato all'azienda il suo nome, cioè proprio una cosa di famiglia, sì, perché sì. Il caffè dice deve essere una cosa. Un caffè di Guglielmo, sì, no? Sì. Deve essere proprio. È come dire, no? Lui, ripeto, lui era, proprio. Vedeva, sì, vedeva le cose da qui a 30 anni, forse troppe volte, forse è stato troppo veloce nei pensieri, no? Ma un esempio su tutto è una famosa caffetteria mobile che abbiamo noi, che del 1958. Come caffetteria mobile? Una caffetteria mobile, una caffettiera mobile, una grande, con una grande tazza mobile su una scocca di una Fiat 1100 fatta da mio nonno nel 1958, che ancora oggi quando esci sembra una cosa venerista. Ma tu sei dove la porti? Ne abbiamo due, no, va in giro spesso. Sì. Ma dai, sì. Ma è meravigliosa questa cosa. Per dire, no, che comunque era avanti, era davvero avanti. E quindi diciamo portato. Questa rete, la prima rete l'ha squarciata proprio lui. Beh, sicuramente. E adesso tu invece stai lui facendo. Si presentò alle prime regionali, mio nonno. Ah. Io ho saputo. Ah, sì. Allora vedi, anche lì l'ha squarciata mia nonna col Partito Liberale, adesso non mi ricordo. Ma prese tanti voti, ma tutti voti sbagliati. Perché tutti avevano messo Guglielmo. Ah, è chiaro, perché non avevano messo il cognome. Questo è un aneddoto. Non avevano messo il cognome. No, mi raccomando, tu proprio, Daniele Rossi. No, ma io direttamente non credo di scegliere. Tu dici direttamente no? No, sicuramente l'associazione, quello che farà qualcosa, sicuramente. Direttamente ho difficoltà proprio lavorative. Cosa fai bene, secondo te? Uno, la sera si mette a letto, no? E dice oggi ho fatto bene il tuo lavoro, la tua professione di padre, oggi di figlio. Oggi ho fatto bene perché spesso faccio bene, nel senso. Sì, va bene. E quindi io aggiungo fai del bene, questo lo dico io. No, vabbè, questo lo dico io perché faccio tu è bene, giusto nel che. Nel senso che mi piace comunque dare dei sorrisi, no? Dare un po' non dico dei consigli perché non devo dare consigli a nessuno, però mi piace se riesco a contribuire in una minima parte a qualcosa. E quindi quello mi appaga tantissimo. Allora, Daniele, la promessa che peraltro io strappo alle persone più in gamba e che noi non ci perdiamo, e quindi me lo devi promettere, che saremo
che remeremo sulla stessa barca. Sì, bravo. Una sorta di fianco a fianco, con ognuno con le proprie, con la propria natura, ognuno con le proprie visioni, la propria visione delle cose, questo nel rispetto l'uno dell'altro, è giusto che sia così. Quindi questa è la prima promessa. L'altra invece te la faccio io, cioè Guglielmo come azienda, te come Daniele Rossi, la Calabria che rema, sono... Io non uso quel termine che, sai, mi fa venire... Adesso si usa un termine, no? Quello, come si chiama? No, eminenza, quella cosa lì. Sono delle eccellenze calabresi, no. Quella roba là, ti prego. No. Se, la prima volta che vedo un comunicato tuo le eccellenze calabrese, io faccio proprio così così. Tranquillo. Però sono tre garanzie, sicuramente, per la gente che lavora, la garanzia di un posto sicuro e tranquillo, per chi ha necessità proprio di rivedersi e di ritrovarsi anche in un progetto culturale, artistico e politico, come hai detto tu, è un'altra garanzia. Non mollare. No, assolutamente. Cerchiamo di condividerlo con le persone più... in gamba. Perché la Calabria ne ha bisogno, però siamo noi calabresi che diamo le colpe. Sì, diamoci degli schiaffi anche ogni tanto, no? Assolutamente sì. Perché a volte diciamo, però sti politici mangioni, no, però poi alla fine chi li porta lì? No, ma assolutamente. Ce li votiamo noi. Assolutamente fine, sì. No? E questa è un'altra banalità, eccetera, eccetera. Allora, noi ringraziamo, grazie. Grazie a te. No, grazie veramente Daniele, ringraziamo Daniele Rossi che oggi è stato con noi e ci ha parlato di una delle tante possibilità di questa terra, no? Quella proprio che porta alla nobiltà dell'impresa, alla nobiltà della battaglia sociale e politica in prima persona, quindi al coraggio personale. Noi ci vedremo la settimana prossima sicuramente con un altro coraggioso che ha squarciato la rete e che si è fatto strada e che si fa strada. Voi restate con noi per i nostri programmi di Sud, ci vediamo quindi fra 7 giorni e intanto buon Sud a tutti.